Ciao Domenico e benvenuto a Investing Roma 2022. Cosa hai in portafoglio tu, Domenico, e che cosa consigli di tenere? Allora, darò una risposta un pochino particolare per molti, perché io mi occupo soltanto di portafogli di stock options sul mercato americano e praticamente lavoro soltanto su titoli che non mi dispiacerebbe avere in portafoglio se scendessero, perché li valuto su molti livelli, tra cui anche il piano fondamentale oltre al piano tecnico, e di base questo tipo di operatività mi dà diversi vantaggi, il primo dei quali, il principale dei quali, è di non dovermi preoccupare più di tanto di quello che succede sui mercati, perché se tutto va bene so che ho un determinato flusso di cassa, che è l'obiettivo del mio lavoro. Se qualcosa va storto, ho comunque il flusso di cassa e mi trovo in carico dei titoli che comunque volevo avere in qualche modo, quindi, e non ho delle idee discriminatorie in relazione a settori particolari. Io spazio un po', cerco un po' di diversificare la composizione del portafoglio anche proprio in termini di vari settori eccetera, e quindi non ho delle preferenze particolari, non ho neanche aspettative specifiche in questo momento, settori che possono essere destinati a salire o scendere eccetera. E a me quello che interessa è che non si verifichino degli eventi particolarmente sconvolgenti a livello di intero mercato, perché in quelle situazioni mi trovo un po' in difficoltà, che si gestisce, però ci vuole poi molta pazienza, che è una dote che non tutti hanno, e la pazienza è una delle grandi regole che ho dovuto imparare nel mio lavoro, perché senza quella non si va da nessuna parte. Mi pare di capire che sia la dote principale per fare un buon trading. Sì, beh, in generale ci vuole la pazienza di innanzitutto di saper aspettare i momenti giusti per aprire le posizioni, e la capacità di capire quando bisogna arrendersi. Anche questa è una capacità che non è molto diffusa. Esatto, darsi un limite, un confine. Grazie Domenico di essere stato nostro ospite e buona giornata qui a Investing Roma 2022. Grazie, alla prossima.